Amiche della Beche, oggi vi propongo, proprio come se fossi in casa vostra, mentre che vi prendete il caffè, magari che fate colazione, non badate al mio abbigliamento, ma questo video io lo sto girando, scusate, risplende tutta la luce, io lo sto girando in estate perché voi lo vedrete in autunno, mi preparo un po' di video perché poi in estate voglio andare in vacanza anche io. E quindi si farà un tutorial adatto per tutte le cucine perché sarà un porta, diciamo, lista della spesa, ok? Quindi mettiamoci al lavoro. Allora, il materiale per la base è un feltro 3 mm di quello bello rigido, non modellabile, mi raccomando. Più rigido lo trovate, meglio è. Io vi metto il link di Amazon dove l'ho preso io questo, ok? Quindi ritagliamo questa sagoma che non è altro che, ora vi abbasso la telecamera, eccola qua, non è altro che un rettangolo, come vedete, che ha questa dimensione, tra 32 e mezzo, 33, ora centimetro più, centimetro meno non cambia nulla, per 23, e qua in alto andate a fare questa sagoma, come vedete, ok? Io vi metterò nel cartamodello questo cartamodello che non farete altro che posizionarlo sul rettangolo in questo modo, lo segnerete con una penna cancellabile e poi lo andate a tagliare tutto intorno, ok? Quindi io vi metto questa sagoma qua. L'importante è che la mettiate, scusate, pari qua su e dalle parti di questo rettangolo, ok? Manca po', mi strozzo. Scusate, proprio in toscano. Ora ne ho tagliati due, però in fondo ci vado a fare questa piccola stondatura. Come faccio a fare questa stondatura? Prendo qualcosa di rotondo, saranno 3 o 4 centimetri questo, 4 centimetri. Faccio così, vado a segnare di qui e di qua. Dovete avere l'accortezza di stare pari qui e qua, lo giro verso di me. Vado a segnare, ecco la tosse mi è venuta per via, per colpa di questo pelino di questa roba. Ora si comincia a maneggiare questo pannolenci, siamo belli e pronti, la polvere e tutto quanto, vabbè. Allora, io ora l'ho già fatto, chiaramente ne ho fatto uno e quell'altro lo farò uguale, quindi stondo anche questo, uguale a questo, taglio tutto uguale, ok? Taglio tutto e ci troviamo. Allora, eccolo qua. Tutti e due uguali, tagliati, perfetti. Tu va, sono perfetti, vada va. Manco pa capa. Manco per niente. C'avevo il telefono, scusate, ma continuano, continuano. Ora li metto silenziosi, via. Ahimè. Allora, ora si prende ago e filo bello spesso. Questo è un Gutermann Mara 11. Comunque anche il filo da uncinetto va bene, ok? Va bene anche quello dell'otto dell'uncinetto. Si fa un nodino e si va a fare un punto festone o punto filza tutto intorno. Punto festone, per chi non lo sa fare, si fa così. Si parte dall'interno, così, e si entra sul bordo in questo modo. Poi si chiude e si fa un punto in questo modo. Io lo faccio così, c'è anche un altro modo, ma io lo faccio così, in questo modo, così. Si fanno due strati di feltro per dare bella consistenza a questo progetto, a questa specie di tag, così. E si prosegue tutto intorno. Ora qua ne faccio un po' con voi e poi me lo sbrigo da sola. Ci troviamo quando l'ho fatto tutto, in questo modo. Tutto intorno fino a ritornare qua. Sono arrivata quasi alla fine, dopo un mesetto e mezzo, scherzo, Ci si è fatta arrivare alla fine, via. Inserisco dentro il filo, esco da una parte qualsiasi e poi vado a tagliarlo in questo modo, così avete visto anche come si fa l'inizio e la fine del punto festone. Ecco qua la nostra tag. Non ho dato le misure per chi vuole farlo da sé. Allora, qua diciamo
diciamo così, da qua a qua, tanto sempre qua, 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 siamo a 8 centimetri. 8. E basta. E poi che vi dico, da qua, qua nel centro, quindi dal centro fate questa curvettina qua. Vabbè, poi se è un po' più stondato o meno stondato, il progetto è bellino lo stesso, chiaramente. Allora, io ho questo notes qua. Okay? Poi lo potete trovare di tante misure il notes. Io l'ho trovato così, ce l'avevo per casa, sinceramente non so nemmeno quant'è che ce l'avrò. Questo è 9x9, però vi dovete regolare in questo modo. Allora io per questo faccio questa striscia qua di feltro, ok? La dovete fare circa un centimetro di qui e un centimetro di là più lunga rispetto al notes, e poi l'altezza anche metà, in questo modo che sporge, perché tanto lo andremo ad inserire in questa maniera. Da una parte ci si trova il cartoncino, ok? Si andrà ad inserire in questo modo, e di qui e di là si andrà ad incollare questo feltro di qui e di là, oppure a cucire quello poi a vostro piacimento. In questo modo, comunque, basta che lasciate un centimetro di qui e un centimetro di là, e poi non importa che sia lungo quanto il notes, ok? Basta che la pagina c'entri dentro in questo modo, ok? Quindi ora io anche qua dalle parti, diciamo, ci si fa il punto festone. Quindi si riparte così perché è più carino. Si potrebbe fare anche mentre che si attacca in questa maniera. Ora vi faccio vedere. Prendo degli spilli, come sempre, ecco qua. Piazzo il mio notes in questo modo. Guardo dove mi sembra che vada meglio a me, nel centro da una parte. Io lo metto di lato così. Okay? Perché qua ci vorrò fare una sorta di decorazione. Quindi me lo metto qua e vado semmai a segnare anche un po' intorno, dove poi lo andrò a posizionare, perché almeno quando ci andrò a dare la colla saprò esattamente dove darla. Ok? Allora, ora io questo lo tolgo, questo lo vado a spillare qua. Così, e poi posso fare anche, se non volete incollarlo, un punto festone in questo modo. Ora sono partita al contrario. Mannaggia, mannaggia, mannaggina, sono partita al contrario. Così, vi leggete in mano così, entrate qua e fate un punto festone piccolino. Chiaramente in questo modo sarà più rifinito, eh? In questo modo, così prendete un po' di strato sotto e un po' di questo rettangolino che abbiamo attaccato in questo modo, e lo potete anche cucire in questa maniera. Allora, qui non ho passato il filo, però ci passo con l'ago in questo modo, prendendo un po' di stoffa sopra e un po' di sotto. So che si tiene un po' male in mano, aspettate, ve lo ingrandisco un po' così. Prendo un po' di stoffa sotto, piccola, perché non vi allargate tanto all'interno, sennò poi non c'entrerà il cartoncino. Lo piegate un po' e inserite l'ago. Poi passate il filo, come tutti i punti festone. Sembra difficile, ma non lo è, a parte l'attorcigliatura del filo. Comunque, dai, ci siamo, ci si può fare. Ahimè, guardate, è un po' caldo, un po' questo. I puntini chiaramente li facciamo piccoli perché sono più carini, eh? Così. Potete anche passarlo dopo il filo, eh? Dal lago. In questa maniera. Oppure andate e incollate e via. Sono al termine anche di questo. E ora ci si prova il nostro notes, eh? Il nostro notes. Ecco qua, ecco qua, è arrivato, ecco qua, in questo modo. Così poi si può scrivere e si strappano le pagine e ci si può ricambiare. Ora qua ci si fa l'alloggio per la penna, per il lapis, insomma, lo metteremo qua. Io ci metto un lapis, questi qua di legno dell'IKEA. Chi è che non ha un lapis? E lo voglio posizionare qui. E anche qui sarebbe bellino farci sempre il punto festone da tutto intorno, e quindi ce lo vado a fare.
In questo modo so che è tutto rifinito, e però è più bellino così. Ora lo vado a incollare subito qua nel mezzo a questo, semmai prima ci prendete un segno, così a occhio, io vado sempre a occhio, ci vado ad incollare qui in cima e me lo vado a piazzare qui dove ho fatto il segno nel mezzo, così. Poi prendo la misura del lapis o della penna, quello che decidete di attaccare. Va tenuto un po' premuto perché si deve far presa bene la colla. E qui uguale. Quindi vado a dare un po' di colla anche di qua. Metto il lapis e lo vado a piazzare così. Ora lo tengo un po' premuto. Quando è incollato bene, ci ritroviamo. Prima di fare la decorazione facciamo anche questa cosa. Con un punteruolo andiamo a fare un buchetto qua all'interno. Diciamo nel centro di questo motivo che abbiamo fatto di stondatura. A regola ci si dovrebbe fare, eh? Ecco qua, vedete, sto uscendo. Se non mi sfondo il dito, sto uscendo di qua, prendo un bel ago da lana e ci infilo un filo qualcosa. Rettifico, niente ago da lana perché non mi ci passa, ci voglio mettere anziché un nastrino di raso, ci voglio mettere proprio un cordoncino che mi ci piace molto di più. Quindi ingrandisco un po' il buchetto e guardo di infilarci questo qua. Ci si farà, tocca a lui, vedrai. Magari prendo le pinzette, scusate, ma io devo avere tutto a portata di mano. Ecco qua, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Questo lo fate lungo come preferite, eh? Ci faccio un bel nodino qui. E il gancio per appenderlo l'abbiamo già creato. Ora si prepara la decorazione. Allora, si prepara un po' di stoffa che deve misurare 9 per 22. Allora, si fa così e si fa 9 qua. Per 22, quindi questo dovrà essere 11, un po' di più, così all'incirca, poi non importa se sono un po' più piccoli o un po' più grandi, tanto si farà una zucca, non ve l'avevo detto, tanto le zucche, voglio dire, ci sono di tutte le dimensioni, guardate, 22 e 9, ok. Vado sotto macchina oppure un puntino a mano qui, vado a cucire qui. Guardate che macchinina ha tirato fuori per fare questo tutorial, se no non adopero mai. Bisogna intanto farle lavorare le macchine, non bisogna tenerle ferme. Questa è una macchina che me la porto dietro quando devo andare a fare dei lavori a domicilio. Tipo c'ho una zia che ha bisogno magari ogni tanto di qualche cosa, di qualche urlo e mi porto la macchinetta dietro. Scusate, ma il telefono non mi abbandona mai. Stavo dicendo che le macchine vanno fatte girare anche ogni tanto, vanno sempre tenute in movimento. Quindi ora qui andiamo a fare un punto filza tutto intorno con un bel filo resistente. Così, ragazzi, il telefono è la nostra è comodo, ma delle volte, ragazzi, un continuo tutto intorno. Una volta infilzato tutto, vado a tirare in questo modo, però prendo il ditale, se no mi sfondo di, e vado a fissare proprio il filo, così tutto bello arricciato questo tessuto, questo è cotone, semplicissimo cotone, tipo da lenzuola, per capirsi. Queste forbici sono inadatte per queste cose. Allora, ora si va ad addirizzare in questa maniera e si va a fare una imbastitura anche in cima qua. Una volta imbastito tutto intorno, si va a prendere dell'imbottitura e si va ad imbottire così tutto per benino all'interno. Un bel po', di imbottitura dovrà venire bella cicciottella. In questo modo diciamo che va bene così. E vado a fissare il filo bello bello teso in questo modo,
facendo andare la stoffa all'interno, così spingo e tiro più possibile, va bene? Che vi venga bellino modino, e vado a fissare il filo bello teso in questo modo. Ti pareva? Ecco, va bene, via. Ci siamo riusciti. E fisso questo filo che mi si vuole attorcigliare. Allora, ora vado così e vado sotto, prendo il centro del sotto e vado a uscire il centro di sopra, così. Ma queste pieghe che ci si formeranno dovranno essere molto irregolari, come sono effettivamente le zucche. Così. Molto irregolari. Poi andate in giardino, andate al parco, andate dove volete, cercate un pezzettino di legno, un bastoncino di legno. Ecco, direi che così basta, proprio un po' in qua e un po' in là, fino ad ottenere questo risultato, ok? Ora entro dentro, vado sotto e vado a fissare la parte più bellina, lasciatela magari sopra, va bene così. E chiudo qua. Blocco il filo praticamente. Tac e tac. E ora con questo bastoncino di legno che ho trovato in giardino, se no potete fare un rotolino di pannolenci, vado ad incollarlo, magari una parte bella pari, eh? Vado a dare la colla su questo bastoncino abbondantina, non esageratamente però. E lo vado a posizionare da una parte dove è più bellina la zucca, o di qui o di là, è uguale. Ok? Ce lo tengo un po' fermo e faccio aderire per bene la. Questo mi serviva per cosa? Per niente. Vai lì. Ecco qua, io ne ho fatte tre. Questa è leggermente più piccola. Fate la stoffa leggermente più piccola di 9x22, fate tipo 8x20, ok? E vi verrà un pochino più piccola. Ora queste le metto da parte. Allora, siccome tantissime, vi alzo anche la telecamera, siccome tantissime di voi mi dite, ma ci fai vedere tutti i fiori che farai con le fustelle che hai comprato, perché ho fatto un video dove faccio vedere le fustelle che ho comprato. Quindi io ora ve le faccio vedere, però non vi posso mettere il cartamodello come questo, perché c'è, non so se c'è il copyright, non voglio incorrere in sanzioni. Quindi vi posso dire che queste le ho prese su AliExpress e la serie è HY1087. Se volete andarla a cercare, ok? Se no, ci sono della Sizzi, ci sono di Futura Premana, ci sono di Fustello Mania. Le fustelle ci sono in tantissimi modi. Io ho trovato questa su AliExpress e sinceramente mi trovo bene. Quindi ora vi faccio vedere come funziona, anche per chi non conosce la Big Short, così potrà avere un po' un'infarinatura di cos'è. Allora, questa è la Big Shot, è una fustellatrice, serve per tagliare delle forme. Allora, io ho preso del pannolenci, come vedete, l'ho messo doppio verde, perché come vedete voglio fare questa e questa, che sono le foglie. Questa non è la parte che taglia è questa, si intravede la sagoma, di tutte queste forme. Metterò il verde sopra alle foglie, lo metto doppio. Ci si può tagliare il feltro, il pannolenci. Questa volta lo voglio provare a fare con il pannolenci. Allora, questi sono pad, si mettono uno sotto e uno sopra, uno sotto così, poi si mette la fustella con sopra il feltro, il pannolenci o la stoffa, quello che volete, e poi sopra si dovrebbe mettere uno di questi, ma siccome mi si sciupava tutto, allora ho comprato questi che costano molto meno e durano tanto, e secondo me si sciupa anche meno la fustella perché sono morbidi. Ok, questi sono tappetini da taglio, sono formato A4, li ho presi dai cinesi, la marca è prima, hanno le penne, hanno tutta la cancelleria con questa marca qua. Si trovano a volte anche alla Lidl. Allora, questa è quella più grande, la metto su quella più grande, questa è quella più piccola su quella più piccola. La metto pari pari così. Tengo fermo. All'interno ci sono dei rulli che girano e trasportano tutta questo malloppo, diciamo, di roba dalla parte di qua, e contemporaneamente taglieranno con la manovella, li facciamo scorrere in questo modo. Allora, quando arrivo dalla parte di qua, mi troverò con la forma perfettamente tagliata in questo modo.
come potete vedere, ok? Queste sono le foglie più piccole e più grandi che ho tagliato. Ecco, la fustellatrice funziona in questa maniera. Ora vado a prendere un altro colore e taglierò i fiori. Ora, siccome me le fa un po' troppo grandi per le zucche, allora le vado ad accorciare un pochino in questo modo e ottengo delle foglie un po' più piccole e le vado a incollare alle zucche. Così. Così, specialmente quella che è più piccolina, quasi quasi ne metto, no, ne metto una, due mi sembrano troppo grandi. Ecco, in questo modo. Faccio anche l'altra. Allora, ora vado a tagliare le rose. Ho già tagliato una forma, la metto sopra qua per sprecarne il meno possibile e vado a tagliare un pezzo. In questo modo, perché uso questo tappetino? Perché mi agevola nel taglio. Alzo qua, lo vado a piazzare qua sopra senza stare a rilevare tutto, che mi prende tutto il fiore. Ora sono troppo in qua. Aspettate, se no non capite cosa vi voglio dire. Così alzo il tappetino, piazzo il feltro in questo caso, così. Attenta a coprire tutto il piano di taglio del petalo, diciamo, e taglio. Quando arrivo di qua, tolgo questo, lo trovo tagliato, ne taglio un altro, magari quello più piccolo o più grande, vediamo. Taglio un pezzetto, alzo di qua, lo vado a piazzare. Sì, tanto vedete di qua senza stare a ritogliere tutto e questa volta vado dall'altra parte. Non ci vedo perché sono all'ombra qua. Sto attenta a coprire tutto il piano di taglio. Aspetta, e vado. E di qua me lo trovo tagliato in quel modo lì. Ecco qua. Una volta di qui, una volta di là. 1, 2, 3. Proseguo. Questo tipo di rosa si può montare in tanti modi. Io la monterò nella maniera più classica possibile. Allora, ci vuole una pallina di polistirolo di 2 cm di diametro. Oppure fate un rotolino di scarti del panno Lenci. In questo modo prendete un po' di scarti. Le arrotolate un po' così, fate una specie di gomitolino fino ad ottenere le dimensioni di 2 centimetri. Lo tagliate e lo mettete nel centro e fate quello che devo fare io con quello, ok? Allora, intanto metto la colla qua e posiziono la pallina nel centro così. Poi vado a mettere la colla intorno ai petali. Quasi finita la colla. Così e così. E vado ad abbracciare questa pallina anche fino in cima, così, in modo da creare una sorta di bocciolo. Così. Deve asciugarsi bene la colla perché su questo feltro 2 mm modellabile ci vuole un po' di tempo a incollarsi. Poi prendo quello dalla parte opposta, o questo è uguale. Faccio la stessa cosa. Lo faccio ruotare un po' e vado ad abbracciare questo petalo qua. In questo modo. Devo stare ferma, se no vi vado fuori inquadratura. Così. Tengo un po' ferma, poi prendo questo e lo vado a mettere lì. Ups. Però questa volta non arrivo in cima ad incollarlo, lo lascio libero in cima in questo modo, qui non lo incollo. Incollo solo il laterale. Questo faccio uguale. Così. E questo a abbracciare questi due. Date poca colla perché più ne date e più tempo ci vuole ad asciugarsi, eh? Ne basta tanto, non ne basta, ne basta pochina, via, non ce ne vuole tantissima. Ecco, ora si comincia. Allora, come avete visto, ho preso il petalo più piccolo
e ora vado a mettere dove ho unito questi due, lo vado a far capitare a questo. Quindi rimetto colla qua, rimetto come si dice sfalzati. Allora, così. Ora vado a incollare tutto qui intorno perché voglio fare una rosa bella aperta. Una rosa, un fiore, quello che chiamatelo come volete. Lo metto qua nel palmo della mano e cerco di fare questo modo. Poi le aprirò dopo. Intanto faccio asciugare per bene la colla, così. In questo modo. Poi prendo il petalo più grande, vado a fare sempre lo stesso discorso. E lo vado a posizionare sempre un po' sfalzato rispetto ai petali di sotto. Così. E vado anche questo a reggo qua e vado a modellarlo in questo modo. Così. E ora ne metto un altro, secondo me basta, non ne metterei più. Voglio fare un fiore un po' aperto, perché ho bisogno di volume, chiaramente. Pistolina, che fai? Eccoci. Ecco qua, e faccio sempre lo stesso discorso. Così, e vado a... Tengo nel mezzo e vado a modellare qua in questo modo. Ah, questo è un modo per farli. Poi vi ho fatto vedere anche in altri tutorial come si possono montare questo tipo di fiore. E a qualcuno ho messo anche una sorta di cartamodello, però non proprio uguale uguale, però è bellino lo stesso, non è proprio uguale. Ecco qua. Ora andiamo a montare tutto quanto, però prima voglio fare anche delle belle foglie. Quelle le faremo a mano, non le faremo tagliate con la bisciotta perché le voglio cucire con il punto festone. Questo mi è avanzato, lo userò poi per un altro fiore. Intanto ti invito a iscriverti al mio canale. A destra del video, se non l'hai già fatto, c'è il pulsante iscriviti. Quindi è semplicissimo, è gratis, non si spende niente. Allora, di rosellina ne ho fatta anche una un po' più piccola, e ora vedremo come montarle insieme alle zucche. Questo mi è avanzato. Allora, ho tagliato una foglia in questo modo, ma l'ho tagliata proprio a mano libera, proprio alla choué choué, come dico sempre io, in questa maniera. Semmai vi metto questa così non state a ciucchire. E di qua faccio uguale, faccio così, un po' così e faccio tutte le forme, tanto poi le foglie sono in tante forme, ce ne sono di ogni, eh? Ecco, direi una fogliolina in questo modo, eh? E le andremo a posizionare intorno a queste rose. Allora, ora questa, io mi ci ricalco il modello e poi ve lo metto nel cartamodello. Vado. Ricalcate tutte e due nel cartamodello, vi metto queste, vi metto una sorta di fiore un pochino diverso da questo, così lo fate lo stesso. E la misura 9x22 sono le zucche, ok? Allora, detto questo, andiamo avanti. Allora, ne ho fatta una più verde più scura, una verde più chiara, direi di farne un'altra un po' più scura, quindi ora già che l'ho fatta me la ritaglio sopra questa. Simile, insomma, poi vi dovete anche un po' sbizzarrire con le forme, così, eh? Poi magari c'è chi non riesce a fare niente senza un po' di cartamodello, e quindi io lo metto sempre quando posso, cerco di metterlo sempre. Il link di AliExpress non lo posso mettere perché è una fustella che ho comprato tipo 2 anni fa e non penso che non ci sia più nemmeno. Voi andate a cercarla e vedrete un po'. Allora, io direi di cominciare a impostare tutto il nostro progetto. Allora, le foglie metterei quella più chiara nel mezzo, quella più scura da una parte, magari da diritto, sarebbe meglio. Questo è 3 mm, ma di quello morbido, e questo è feltro 2 mm, però lo potete fare anche con il panno Lenci, eh? Non è detto, magari un po' gli diamo un po' di
po' meno statiche queste foglie, invece che proprio tutte proprio pari, 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 pari. Ecco, un po' più movimentate. Ecco qua. Questa la metterei qua. Questa la metterei più qua. Allora ci faccio un'altra foglia. Iniziamo ad incollare tutto. Le foglie le metto in questo modo perché ho trovato la posizione e non le sposto. Guardate, è caldo. La colla si scioglie proprio. Guardate qua. Che lavoro, ora poi dopo lo pulirò qui, eh. Allora, poi ora faccio così, via. Se no, gocciolo da tutte le parti. Così. Poi prendo questo e lo metto qua. Questo qua. Così, uno più grande e uno più piccolo. Tengo un po' premuto, eh. Ora incollo le zucche, questa la metto qua. Cercate di fare i colori che siano un po' in armonia fra di loro, eh. Un po', vedete, faccio fare anche un po' di zigzag. Così. Così, 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 poi la decorazione e tutte le cose sono sempre, ognuno poi metterà del suo. Poi ho questi nastri, ho già preparato dei fiocchi di verdi diversi e anche un po' di bianco, perché vedete tutto verde, bianco, color neutro, quindi farò dei fiocchi in questo modo. Così. Un altro più scuretto così e lo vado a piazzare sopra un po' sfalsato in questo modo. Poi ne prendo anche uno bianco. Su per giù della stessa misura. Troppo grande. Così. Che sta davanti. Taglio anche lui. E vado a legare tutto con questo cordino bianco o anche con quello verde, intanto leghiamolo con questo bianco. Così. È la mia passione, fiocchi, si dovrebbe vedere che è la mia passione. Proprio io sono innamorata dei fiocchi, dei nastri, dei fiori. Magari con questo filo ci faccio un fiocco anche qui. Faccio capitare davanti e ci faccio un fiocchetto più piccolo. Anzi, no, ci metto anche questo. Prima ci metto questo in mezzo e lo annodo insieme a quello. Così. Sarà un po' più lungo questo, vabbè. Vabbè, quello nel mezzo può essere anche un po' più corto, eh. L'importante è che dietro siano sempre più grandi che quelli, di quelli davanti. Andiamo a regolare tutto e questo lo voglio andare ad attaccare proprio qua, da una parte. Sì, giusto, giusto. Che qua c'è un po' di spazio, quindi sotto a questi fiori che sbuffa un po' fuori, è bellissimo. Più nastri ci sono e più bello è. Ne mettiamo anche un altro po', di qua. Ecco, vedete? In questo modo che escono un po' fuori. Tutti i colori che riprendono la composizione in questo modo. Ora ne metto qualche altro ciuffetto qua e là. Come potete vedere, ne ho preparato un altro e lo vado a mettere di qua. Fra tutto questo verde e panna mi sembrava che ci mancasse qualcosa di arancione che richiamasse quello. Quindi ne vado a mettere uno qua, di fiocchetti arancione, e qua l'ho fatto così. Ma ce ne vado ad aggiungere anche uno arancione perché sinceramente mi ci manca, eh. Mi ci manca proprio.
un po' male, male questo, eh. Qui c'è un'aggiuntatura qua, eh no, questo non va bene allora. No, 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 no. Nel frattempo sono uscite fuori queste forbici che l'avevo là, cioè mamma mia, faccio una confusione. Io ragazze, ragazze mie, eccoci. Questo l'avevo aggiuntato perché l'avevo messo a qualcosa, l'avevo tagliato e poi non l'avevo usato. Ecco qua, quello là era troppo corto, questo sì. Quindi lo metterò qua e lo metterò qua, sì, giustamente. Questo che esce fuori di qua, con questo arancione, così. Ora sì, mi sembra che sia, perché questo arancione solo solo non, proprio non ci stava a fare niente. Ecco qua. Direi che ora levate tutti questi fili della cosa, qui andiamo, segniamo la nostra spesa, rimettiamo a posto la matita. Io ho messo questa, potete mettere una matita che volete, eh. Però direi che il progetto è finito, pronto per essere appeso nelle vostre cuscine, ok? Allora, questa roba chiaramente non si può lavare, ma se voi una volta a settimana, quando fate i lavori di casa, gli date una bella fonata con il phon e spolverate praticamente con il phon tutta la polvere. E poi gli date una spazzolatina e lo tenete vari anni. Poi, quando proprio non ne può più, lo rifarete. Eh? Se no, poi vi verrà anche a noia sempre uguale. Eh? Qui il nostro blocchetto inserito, il nostro notice dietro in questo modo e davanti così. Bene, io vi ringrazio di avermi seguito. Vi voglio dire questa cosa. La decorazione la potete fare anche un po' diversa, potete mettere l'aglio, il peperoncino, i funghi, le castagne, dipende un po' dalla vostra fantasia. L'abbiamo fatte tutte queste cose nei tutorial. Cercate anche paraspifferi, cosa fa la Beche, e trovate come si fanno le castagne, le ghiande, i funghi, trovate tutti i cartamodelli per fare queste cose autunnali, quindi vi invito a seguire. Bene, io vi ringrazio di avermi seguito un'altra volta, ridillo, mettete mi piace se vi è piaciuto, condividete e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio di nuovo, un bacione grande dalla Beche. Ciao!